Il Master in Additive Manufacturing è sostanzialmente una sfida. Per raccogliere le sfide ci vanno le idee, quelle fortunatamente in Italia non ci mancano, però ovviamente ci vuole anche alcuni attori che siano in grado di recepire queste sfide. Perché questa tecnologia dell'additive manufacturing, nonostante che se ne cominci a parlare, se ne parli molto, stampa 3D, mezzi di informazione, si pensa che si possa fare di tutto, in realtà è una tecnologia che è ancora lontana dal consolidamento sul mercato. Perché il panorama delle imprese vede alcune aziende in cui questa tecnologia è rapidamente completamente radicata, diciamo, viene già utilizzata a livello produttivo, parlo del caso di Aviorero, non so niente di Capri. Vi sono viceversa realtà in cui in questa tecnologia, diciamo, non c'è una grossa esperienza, l'hanno utilizzata come utilizzatori, ma non c'è una competenza ancora radicata. La sfida è stata raccolta ovviamente dalle imprese che sono già state citate e anche dalla Regione Piemonte, oltre alla Politecnica di Torino. Tra l'altro la Regione Piemonte sicuramente ci ha fatto anche da stimolo, quindi sicuramente nell'ambito del Piemonte non ci possiamo sicuramente lamentare della componente politica. Ce lo invidiano questo strumento in apprendistato un po' tutte le altre regioni, sentendo anche i colleghi anche di regioni molto vicine come la Lombardia, loro questo strumento non ce l'hanno. È effettivamente uno strumento che è utile a tutti i livelli. Non è l'unico, ma sicuramente dà grossi sviluppi. La sfida poi deve essere raccolta, ovviamente per essere completa, da qualche persona che ovviamente ci crede, come sono gli studenti che sono selezionati. Adesso è difficile parlare di studenti, apprendisti, diciamo, vedo anche molti noti che mi hanno seguito nei miei corsi, in tesi di laurea, quindi continuano a seguirmi anche nell'ambito del master, quindi devo dire che non sono stato troppo noioso nel corso del tempo. Anche per loro sicuramente è una sfida, ed è una sfida che le aziende hanno raccolto selezionandoli, perché non sono state solo 11 domande che abbiamo avuto da partecipare a questo master. Io le candidature le ho viste tutte, sono molto di più, quindi la loro selezione è stata sicuramente anche abbastanza complessa da attuare, ma sicuramente hanno individuato i talenti che servono al loro interno. Tra l'altro voi avete un vantaggio rispetto ad altri master. Questo è l'ottavo master che coordino in alto apprendista, un po' di esperienza ce l'abbiamo. Altri master si innestano su settori consolidati in azienda, quindi in azienda trovate l'esperto di certe tematiche. Qui, a parte un caso, probabilmente non avete un esperto così profondo, ne parlavo anche alcune delle aziende partecipanti al master, quindi sicuramente vi troverete in una condizione in cui probabilmente ne saprete un po' di più rispetto ai vostri responsabili, e questo è sicuramente un vantaggio che gioca a vostro favore, che servirà ovviamente, grazie alla vostra esperienza, a far crescere dall'interno anche le competenze aziendali. Fatta questa premessa, volevo solo dare alcune indicazioni di massima per quanto riguarda la struttura del Master in Alto Apprendistato, che completano quanto già detto dal professor Raffaele. Direi che è stato presentato in risposta al bando regionale, finanziato dalla Regione Piemonte, che ha una copertura relativa ai costi per quanto riguarda sostanzialmente la formazione. Prevede l'assunzione ovviamente per i selezionati presso le aziende partner con un contratto di apprendistato per 2 anni, ovviamente poi diciamo, l'esperienza passata fa sì che questi contratti tipicamente vengono confermati. L'idea nasce da un fabbisogno occupazionale per individuare alcune figure professionali che sono quelle che vedete qui rappresentate: il technical leader, il project manager, l'industrial operation leader, il progettista meccanico orientato all'additive manufacturing, perché i pezzi hanno un senso se vengono progettati per la tecnologia con cui vengono costruiti. L'errore più grosso che dico sempre ai miei studenti è che non potete progettare un pezzo per fresarlo e poi volete fare in additive. Ovviamente gli studenti lo capiscono, le imprese ovviamente devono capirlo anche loro, lo capiranno grazie anche al master. Progettista software e ovviamente un discorso non trascurabile, specialmente in certi settori, il discorso dei ricavi. Anziché fare i magazzini che costano in termini di spazio, in termini di soldi, noi possiamo fare il magazzino dei file, dopodiché quando ci serve il pezzo di ricavi ce lo prendiamo. L'obiettivo formativo, ovviamente il master è stato co-progettato, l'onorevole Sorrigliano si è inventato il programma, ma è stato ovviamente definito in collaborazione con tutte le imprese, tenendo conto degli aspetti non solo progettuali, produttivi, ma anche aspetti, come vedremo poi nel piano formativo, che tengono in conto della parte ICT, la parte di gestione, la parte ovviamente di diciamo, programmazione della produzione, introduzione di queste tecnologie nell'azienda.
Il master ovviamente offre l'opportunità unica di essere formati in ambiente internazionale e di maturare esperienza lavorativa in progetti avanzati. Tenete conto che questo è il primo master in additive manufacturing che viene attivato, master ovviamente universitario, in Europa, non in Italia, in Europa, sottolineo questo aspetto. Vuol dire che qui in Piemonte abbiamo le competenze, siamo sicuramente avanti, nonostante quello che spesso a volte viene detto sui mezzi di informazione rispetto ai nostri partner tedeschi. Gli ambiti occupazionali, diciamo, sono ovviamente quelli che vi permetteranno di relazionarvi con i vostri clienti per individuare le tipologie dei prodotti, progettare il prodotto al fine di sfruttare meglio i vantaggi dell'additive manufacturing, selezionare tra le alternative presenti sul mercato. Questo è un aspetto fondamentale: se uno sbaglia a scegliersi una macchina di additive per la sua applicazione, ha buttato solamente dei soldi. Quindi occorre avere le competenze per dire: questa macchina è funzionale alla mia attività, sì, l'acquisto, non è funzionale, non la prendo, anche se me la regalano. Poi ci sono altri punti che vedete proiettati, ma sostanzialmente punti che coinvolgono l'attività progettuale. La piattaforma ICT dell'azienda dovrà essere rivista, perché qua cambiamo paradigma produttivo. Pensiamo a un'azienda che fa lavorazioni meccaniche. L'azienda di lavorazioni meccaniche tipicamente lavora su dei grezzi che vengono prodotti per fonderia o deformazione plastica, quindi in casa non ha il processo primario per ottenere il grezzo. Viceversa, con l'additive manufacturing ha in casa una macchina che gli permette di costruire il grezzo partendo dalla polvere. Questo stravolge un po' tutta la sua logistica. Prima non c'era la polvere in casa, adesso bisognerà pure imparare a gestirla. Quindi sono tutti aspetti legati sia alla parte ICT, ma anche alla parte di gestione della produzione. Non ultimo, sovrintende la fase di installazione dell'impianto di additive manufacturing per le aziende ovviamente che si propongono come produttori di macchine, perché ovviamente queste soluzioni non possono essere messe sul tavolino, ma devono ovviamente rispettare alcune condizioni anche relative alla sicurezza. Percorso formativo. Allora, il master in alto apprendistato prevede sostanzialmente circa 400 ore di didattica frontale che verranno erogate nel primo anno. Queste almeno, il 40% di queste attività è prevista attività pratica guidata con esercitazioni di laboratorio, diciamo, e in aula, con l'utilizzo anche di software innovativi. Anche per quanto riguarda la progettazione non c'è nulla di consolidato, ve lo anticipo, perché diciamo, ci sono dei miei tesisti che hanno potuto già toccare con mano il fatto che non c'è il programmino che permette di ottimizzare in modo topologico un componente. Bisogna lavorarci, e lavorarci in modo molto pesante. E questo sicuramente è utile anche per incrementare proprio il livello di competenza su certe applicazioni. Poi abbiamo le 800 ore che vengono sviluppate presso le aziende per completare la preparazione nell'ambito dei corsi, ma anche per poi seguire il project work, che diciamo, sarà la vostra tesi relativa al master, che verrà presentato poi alla fine del secondo anno. Il resto del tempo, ovviamente 400 più 800 fa 1200, non copre tutto l'impegno lavorativo che avete nell'ambito dei 2 anni, ovviamente essendo stati assunti ricevendo uno stipendio, le altre ore non farete, non andrete a spasso, ma lavorerete in azienda sui progetti aziendali. Però attenzione, ve lo dico subito, bisogna saper bilanciare e imporsi, perché le lezioni del master devono essere seguite sempre. Questo lo dico per esperienza pregressa di 8 edizioni di master. Quindi ciascuno di voi in azienda avrà il proprio tutor, avrete un tutor del Politecnico di Torino, e se quel giorno avete una call con l'altra parte del mondo e direte al vostro tutor: io devo andare a seguire le lezioni del master, perché questo è il mio ovviamente campo principale di attività al momento che sono in azienda. Percorso formativo, rapidamente, abbiamo ovviamente una serie di moduli più legati alla progettazione per l'additive manufacturing, un modulo ovviamente molto importante per i materiali. Permettiamo che nell'ambito del master ovviamente tratteremo sia la parte dei polimeri sia la parte dei metalli, perché entrambe le materie, entrambi i materiali hanno valenza nell'ambito manifatturiero. C'è chiaramente il modulo dei sistemi di additive manufacturing. Questo modulo è in continuo aggiornamento, perché vediamo il mercato è molto dinamico, ci sono sempre nuovi attori che compaiono, quindi dobbiamo cominciare a conoscerli. La parte di sensoristica, perché tipicamente questi sistemi sono un po' carenti per quanto riguarda i controlli di processo, quindi avere competenze sulla sensoristica che può occupare questi sistemi è importante. Non da meno l'integrazione con i sistemi convenzionali, perché con l'additive si fanno alcune cose, ma bisogna saperle integrare con i processi convenzionali che troverete nella vostra azienda. Una indicazione ci sarà anche sui sistemi di validazione dei prodotti. Poi ci sono moduli, diciamo, più legati alla gestione,
la programmazione e gestione della produzione, inclusa anche la supply chain integrata, che tratteranno ovviamente come gestire queste nuove soluzioni manifatturiere nell'ambito dell'impresa. Non ultimo, ovviamente, diciamo, alcune indicazioni sulla piattaforma ICT e integrare dei manufatturing con i processi convenzionali. Siamo alla prima edizione, questi moduli ovviamente alcune parti sono consolidate, altre parti si consolideranno nell'arco dei prossimi anni e sicuramente saranno benvenuti tutti i suggerimenti che potrete avere e idee che potrete tirar fuori per migliorare anche questo piano formativo. Questa è la prima edizione, tipicamente abbiamo esperienza, vedo il dottor Fregnanti davanti, con 5 anni col Master in Industrial Automation, tutti gli anni modifichiamo il programma perché non si arriva mai a consolidare completamente un piano di studi nell'ambito di sovrintenzione di tecnologie così innovative. Quindi sicuramente questo è il primo anno, la prima proposta, sulla base di quelli che saranno i risultati, evidentemente, se avremo delle altre edizioni come auspicabili, ovviamente si potranno fare delle modifiche. Sulla formazione manageriale non mi dilungo perché l'ha già parlato il dottoressa De Valle, questo è fondamentale anche, perché ovviamente tutti voi dovete avere un gruppo, non esiste più lo scienziato che è da solo in una stanza che si inventa, non so se bene che cosa, poi diciamo, quello che ci serve è delle persone che sappiano stare assieme agli altri. Che tenete conto che in azienda, fino adesso siete stati sempre tra compagni di corso che hanno la stessa età, in azienda troverete persone più grandi, ovviamente che hanno un'esperienza differente e dovete sapere integrare con loro. Poi abbiamo il project work che copre circa 700 ore, alcune ore ovviamente, la maggior parte delle ore fatte in aula, in azienda si approfondiscono alcune tematiche, ma questo le vedremo man mano che vedremo erogati i corsi. Non mi dilungo, il corso è ovviamente in inglese, le lezioni saranno tutte in inglese, qui abbiamo una traccia dell'orario, una prima indicazione sull'orario preliminare, tipicamente dobbiamo esaurire le lezioni nell'ambito del primo anno, quindi faremo inizialmente il giovedì e il venerdì, 8 ore e poi diciamo, ci dedicheremo solamente il venerdì a partire dal secondo venerdì da marzo, quindi sono le prime lezioni che avremo. Il percorso formativo in impresa è altrettanto importante perché bisogna capitalizzare quello che viene ovviamente descritto in aula, quindi ciascuno di voi, come ho anticipato, avrà un tutor aziendale e un tutor del Politecnico e vi sarà chiesto di sviluppare un programma di ricerca, una tesi estesa che vi copre anno intero, un obiettivo che vi verrà dato, con cui dovrete ovviamente mettere a frutto, ciascuno avrà un tema differente a seconda dell'impresa in cui opera, dovete mettere a frutto quello che vi è stato descritto nell'ambito delle lezioni per portare avanti un vero e proprio progetto che alla fine diciamo, dovrà essere presentato e verrà valutato. Bene. Questo è sostanzialmente quello che vi aspetta, una slide di esempio, un pezzo, un classico pezzo da fresare, progettato in modo tradizionale, dobbiamo riuscire ad arrivare in queste condizioni, sia a livello di progetto, ma anche a livello di manifattura. Questo oggetto qua pesa il 20% in meno ed è il 30% più rigido del pezzo iniziale. Questo è un risultato dell'attività di ricerca che abbiamo fatto, ma questo è l'obiettivo e il senso dell'additive manufacturing nel settore industriale. Direi che con questo diciamo, chiudo la mia presentazione, benvenuti ai ragazzi e buon lavoro per i prossimi 2 anni. Grazie.